dalla veronese Donatella Levi alla senatrice Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz. Ecco gli insegnamenti per non dimenticare che arrivano dal nostro Veneto. Lido di Venezia vedrà presto la luce un mini resort di lusso, una notte 1000 euro, ma il bello sarà dormire in un faro vista immensità. Il colosso della telefonia cinese riproduce in un campus in Estremo Oriente un plastico con le città più belle d'Italia, protagonista Verona. A Cadoneghe, in provincia di Padova, riapre l'archivio storico. Documenti e oggetti di secoli fa raccontano il Veneto che non c'è più. A Carnevale ogni dolce vale, anche le frittelle senza lattosio. L'importante è soddisfare il palato. Ben ritrovati a questa nuova edizione del TG Veneto. Oggi 26 gennaio sarà il giorno della memoria e apriamo questa edizione proprio parlando di una veronese, Donatella Levi, 80 anni, che ricorda le leggi razziali. Siamo scappati da Verona quando, dopo le leggi razziali, dopo un bel po' delle leggi razziali, perché c'è chi ha capito subito tra gli ebrei che la situazione era molto pericolosa. Cosa volesse dire essere ebrei, che cosa avessero fatto di male agli occhi di una bambina, era un fatto misterioso nel 1938 e forse è incomprensibile anche oggi che quella bimba ha 80 anni. Non sono in molti ancora in vita gli ebrei che hanno vissuto direttamente quegli anni di persecuzione. Qualcuno c'è che ha voglia di raccontare. Questa è la storia di una bambina costretta a fuggire, nascondersi e cambiare nome. Hai un cane, hai un gatto, non puoi più avere il cane e il gatto. Allora la televisione non c'era, non puoi più avere la radio, non puoi più avere la macchina, non puoi più avere la bicicletta, gli uomini non possono andare a lavorare. Mentre andavamo a Roma, mia madre mi ha detto: guarda che da oggi tu non ti chiami più Donatella, ti chiami Maria Bianchi. E mi ha detto: guarda che da questo momento il tuo papà non è più il tuo papà. Donatella ha affidato a un libro le sue memorie, perché la storia non dimentichi. La storia del nome vero e nome falso è dato da un giorno in cui ci avevano detto che era una giornata tranquilla e non facevano delle retate. C'era un signore in ascensore, mi ha detto: oh, che bella bambina, come ti chiami? E io ho risposto: vuoi sapere il nome vero e il nome falso? Quella sincerità che ho avuto nell'ascensore mi è rimasta nella vita, e questo non è, rende la vita molto facile. Donatella tornò a Verona nella sua casa a Villa Bassani nel 1946. Per esorcizzare quanto accaduto iniziò a dipingere, arte come passione, cura e poi professione alternata alla psicoterapia, un modo intimo per spiegare un pezzo di storia, una tela documento da lasciare a chi verrà. La senatrice a vita sopravvissuta ad Auschwitz, Liliana Segre, ha incontrato qualche settimana fa gli studenti di Padova e a loro ha lasciato delle memorie davvero importanti. Sentiamo. Io, al di là della sopravvissuta, della senatrice, della brava signora, sono una nonna. Sono una nonna di tre nipoti e per questa ora che staremo insieme vi prego siate buoni con la nonna, che non tiene una lezione magistralis in questa straordinaria università, ma una testimonianza di vita e non di morte, perché sono... Parla così Liliana Segre nell'aula magna del Bo davanti agli studenti a 80 anni dalla promulgazione delle leggi razziali. Lei che ne fu vittima è sopravvissuta, espulsa, caricata su un carro bestiame dal binario 21 della stazione centrale di Milano a quello morto di Auschwitz, matricola 75190. Insieme a lei altri 776 ragazzini sotto i 15 anni. Sopravvisse lei ed altri 24. E della sua nomina senatrice a vita ricorda prima di tutto lo stupore. La chiamata di Mattarella, pensavo di essere su Scherzi a parte. Gli ho detto: vede, io ho 88 anni, ma dentro di me sono sempre quella bambina di 8 che nel 1938 è stata espulsa dalla scuola per la colpa di essere nata. E 80 anni dopo quella stessa italiana ebrea si vede aprire le porte del Senato.
Adesso anche dal Senato parla ai ragazzi, perché dalle scuole ha iniziato a farlo 30 anni fa, per combattere il passato con la memoria, per evitare che sia futuro e del presente. Ci sono delle cose che mi colpiscono dell'epoca attuale, che sono i discorsi dell'odio, perché io l'ho vissuto l'odio. Io ho vissuto un tempo in cui io dovevo essere odiata, una bambina. Applaudita, ascoltata, con l'affetto che si prova per una nonna, ma con un rispetto quasi irreverenziale, che si riserva a chi racconta storie che nessun altro mai. E lei ricambia, augurando ai suoi nipoti questo. Io mi batto come vecchia nonna educatrice per la capacità di fare la scelta nella vita, che è la scelta per ogni cosa, minima, qualsiasi, ma che a volte è decisiva. Gli italiani non ebbero quella capacità, vinse l'indifferenza, e il 1938 ci fu anche per quello. Governo al lavoro per studiare quota 100. Cosa succederà? Lo abbiamo chiesto ai polesani. Non è ancora in gazzetta ufficiale, già si parla di emendamenti e modifiche per il decreto su pensioni e reddito di cittadinanza. Mille timori sui potenziali effetti in Polesine di quota 100, il meccanismo di pensionamento anticipato che permette di lasciare il lavoro a 62 anni e con almeno 38 anni di contributi, ovvero prima rispetto agli attuali requisiti. Per i dipendenti degli enti locali a Rovigo, su 1.397 lavoratori, 177 potrebbero avere requisiti per la pensione anticipata, ovvero il 12,76% del totale. Si rischia la paralisi dei servizi ed in particolare potrebbe collassare l'ULS 5, che è già in difficoltà nel tamponare le carenze di organico e dove si potrebbe assistere ad un esodo di circa 250 lavoratori, fra i quali ben 70 medici, come riporta Pier Alberto Colombo, segretario polesano della CGIL. Per la sanità rodigina si tratta di una vera e propria crisi, visto che già ora si fatica ad assumere le professionalità che mancano. Si rischierebbe la chiusura di interi reparti. Ovviamente per ora si tratta solo di stime ed ipotesi, intanto c'è già un dato certo, che è quello della corsa ai patronati. Da quest'autunno si è registrato un incremento dei contatti di oltre il 20%, negli ultimi giorni sono cresciuti al 30% in più. Ossia c'è interesse nell'andare in pensione prima, ma ci sono anche molti dubbi su una scelta che comporta comunque alcune penalizzazioni. A spanne, fra pubblico e privato, il provvedimento in Polesine potrebbe riguardare poco meno di 1.500 persone. Non solo quota 100, ma anche il reddito di cittadinanza. Polemica l'assessore Donazzan, che dice regna la confusione, e intanto arrivano le nuove figure professionali denominate navigator. Senti, stai ridendo. A che serve ridere? A che serve? A sentirti felice, penso. Dovresti provare. Arrivano i navigator, sono le nuove figure previste dalla legge sul reddito di cittadinanza, e se nel film Disney di fine anni 80 il giovane protagonista rapito dagli alieni doveva cercare un dialogo con loro per salvarsi, qui i navigator dovranno dialogare con i cittadini che, modello alieni, sono pronti a invadere il pianeta, anzi i centri per l'impiego, per capire se e come possono incassare il reddito di cittadinanza. A sentirsi aliene però, almeno per ora, sono le regioni, e il motivo è presto detto: i navigator, 10.000 in tutta Italia, verranno assunti a breve, dovranno lavorare nei centri per l'impiego, strutture regionali, e spetta proprio alle regioni dare ai neodipendenti prima una formazione e poi una postazione di lavoro. Per tutti bastino le parole della responsabile dell'assessorato al lavoro della nostra regione, Elena Donazzan, a dir poco spiazzata dall'incontro a Roma con il ministro del lavoro Luigi Di Maio. L'incontro ieri con Di Maio è stato un po' disorientante, nel senso che abbiamo posto delle domande come regioni su alcune questioni che restano nodi aperti. Chi sono i navigator? Che cosa fanno? Come si interfacceranno con i centri per l'impiego? Quella dei navigator non è l'unica perplessità. Donazzane critica anche e soprattutto sugli obblighi che il Ministero vuole dare alle imprese. Gli incentivi alle imprese non sembrano molto efficaci, perché si chiede che le imprese assumano a tempo indeterminato fin da subito, e io so da assessore al lavoro che questo non esiste.
A conferma delle perplessità dell'assessore, prende sempre più piede nel mondo delle imprese il cosiddetto staff leasing. Si bypassa il decreto dignità e i lavoratori vengono assunti a tempo pieno, ma dalle agenzie interinali. Altro che alieni. Portami indietro nel tempo. Ripeto, è molto pericoloso, sei deciso? Sì. Andiamo. D'accordo, se è questo che vuoi. Il TAR del Veneto ha dato l'ok ad un mini resort da 1001 notte a Venezia. Il faro di Spignon diventerà un resort a 1500 euro a notte con un salottino sfinestrato sulla sommità. Si tratta di un gioiellino a ridosso del Lido di Venezia, in grado di garantire privacy in abbondanza e una vista straordinaria sul mare da una parte e sulla laguna dall'altra. Il progetto è di un gruppo berlinese Floatel, che ha ottenuto l'ok dal TAR del Veneto dopo che era stato impugnato da una società romana, la Simerg. L'isola e l'edificio, ora semidistrutto, in tutto 160 metri quadrati, appartiene all'Agenzia del Demanio ed è stata aggiudicata attraverso una gara al gruppo tedesco per 50 anni in affitto. Gli imprenditori romani hanno perso la gara e hanno impugnato la decisione del Demanio, sostenendo che il progetto dei tedeschi violava l'avviso di gara perché l'investimento da circa 900.000 euro di Floatel prevede la realizzazione di un edificio più grande del fabbricato storico, la demolizione dei pezzi di muratura originaria e l'inserimento sulla sommità della Torre del Faro, dove era presente l'antica lanterna, di un volume di vetro contenente un salottino. I rilievi sono stati però respinti dai giudici, secondo cui le difformità presenti nel progetto non possono ritenersi tali da determinare uno stravolgimento radicale ed evidente rispetto alle indicazioni del Demanio. Insomma, fortunato chi si godrà un simile piccolo paradiso a pochi passi da una delle città più belle del mondo. Shopping in centro storico a Vicenza sempre più leggero grazie ad un progetto che guarda anche alla sostenibilità ambientale e all'impatto zero. Shopping in centro storico sì, ma senza dover trascinare borse e pacchi da un negozio all'altro. È la città di Vicenza a farsi capofila di questa sperimentazione grazie al progetto Solez, al fine di migliorare le strategie di una mobilità cittadina più sostenibile, sviluppando servizi intelligenti che rispettino il concetto di zona a bassa emissione di carbonio nelle aree urbane. La spesa che non pesa consentirà quindi di fare acquisti in alcuni negozi del centro senza l'onere di portare i pacchi con sé. La sperimentazione, partita sabato 19 gennaio, continuerà per tutto il mese. Vengo in centro con il bus navetta, faccio i miei acquisti e per non portarmi dietro ciò che ho acquistato, magari anche se è ingombrante, utilizzo questo servizio gratuito che mi prende la merce che io ho prelevato nei negozi convenzionati e me la porta al parcheggio. Quindi io la merce poi me la ritiro al parcheggio dove ho lasciato la macchina. Un progetto realizzato grazie a Veloce, il servizio che da ben 14 anni distribuisce le merci in centro storico, utilizzando proprio i mezzi elettrici e che anche in questo caso recapiterà i pacchi alla garitta del parcheggio di Via Bassano. L'obiettivo? Quello di trasformare il cuore di Vicenza in un vero e proprio centro commerciale a cielo aperto, dove fare shopping diventa quindi più facile e piacevole. Decongestionare gli accessi al centro storico per il trasporto delle merci, utilizzando mezzi ecologici ed eliminando di conseguenza l'inquinamento acustico. Questo è lo scopo lungimirante di Veloce, un'eccellenza non solo a livello nazionale, che mira proprio alla salvaguardia e al recupero dei centri storici cittadini, garantendo un accesso veicolare limitato e a basso impatto ambientale. Noi siamo nati per naturalmente razionalizzare tutti i viaggi di distribuzione e di consegna delle merci all'interno del centro storico. Siamo nati per perseguire quelle che erano le finalità dell'amministrazione comunale, quindi l'abbattimento dell'inquinamento acustico e atmosferico e il decongestionamento del traffico e la fruizione in totale sicurezza del centro storico da parte dei cittadini per gli acquisti o da parte dei turisti per la visita della città. Huawei, il colosso cinese della telefonia, ha ricostruito Verona con tanto di palazzi e arena in un plastico proprio in Cina.
Le immagini riprese dal drone sono stupefacenti. Huawei, il colosso cinese della telefonia, ha ricreato un pezzo di Verona nella città di Dongguan, 50 km a nord di Shenzhen, attorno alle rive dello Shongshan Lake. Castelvecchio con tanto di ponte, la Torre dei Lamberti con un'ala di Piazza dei Signori, una ricostruzione anche di un pezzo di arena nel nuovo campus dell'azienda che potrà ospitare fino a 25.000 dipendenti. Una città realizzata dal nulla in pochi anni, ispirandosi all'architettura occidentale. L'ammirazione per la cultura e il design italiano in particolare ha spinto i progettisti cinesi a scegliere di riprodurre fedelmente alcune città europee, puntando non su quelle più celebri, così non ci sono Venezia, Roma o Firenze, ma appunto Verona e Bologna con i suoi portici per l'Italia. L'unica grande città è Parigi, poi la belga Bruges con i canali, Granada, il mix tra cultura spagnola e araba, la Repubblica Ceca con Krumlov, città patrimonio dell'UNESCO, come del resto Verona, la Borgogna, regione francese celebre per i vini, Heidelberg, una delle più antiche università tedesche, c'è Friburgo in Svizzera, Windermere, il più grande lago naturale inglese, rappresenta il polmone verde del campus insieme a Oxford. Tutto riprodotto nei minimi dettagli e uno sguardo superficiale dall'alto potrebbe far pensare a una sorta di mini Italia, anzi una mini Europa. Invece questi cloni delle città del vecchio continente comprendono 108 edifici che ospiteranno il reparto ricerca e sviluppo delle varie divisioni di Huawei. Il comune di Cadonega ha riportato alla luce l'importantissimo archivio storico, tanti volumi che tornano alla luce e potranno quindi essere rivisti anche dalla popolazione. Un passaporto rilasciato in nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III, un telegramma inviato dalla Commissione Prigionieri di Guerra l'8 settembre 1917, in cui si comunica alla famiglia che il signor Chilon è prigioniero da quasi 4 mesi a Sigmund Scherberg, in Austria, in buona salute. I pennini e l'inchiostro con cui gli impiegati redigevano i documenti di stato civile all'epoca di Garibaldi sono piccoli pezzi di una lunga storia disseppelliti dall'archivio del comune di Cadoneghe. Da molto tempo l'archivio del comune di Cadoneghe era uno scrigno troppo segreto e abbiamo detto andiamo a riordinarlo. Nel riordinarlo sono emerse tante cose. Tante cose, tanti nomi, tante storie, da quella con cui il comune ai tempi cercava lavoratori. Ecco, questo è per esempio l'avviso di concorso al posto di applicato. Cos'era un applicato? Un applicato era un impiegato, diciamo, allo stato civile, siamo negli anni 1930. Vediamo lo stipendio annuo di lire 6.000. E poi un registro in cui nome e cognome, accuratissime descrizioni fisiche e reati commessi o probabili, venivano schedate tutte le persone pericolose, davvero o solo potenzialmente. Incredibile. Allora io leggo: registro caratteristico degli oziosi, vagabondi, mendicanti validi, persone sospette, ladri di campagna. Adesso verremo a dire che forse erano tutti extracomunitari, invece no, erano persone del luogo. Questa persona schedata e c'era proprio tutti i connotati personali, quindi barba castana, faccia equivoca. Sì, era una carta d'identità con delle descrizioni fatte dall'epoca, diciamo, sì, perché ha detto bene, era una schedatura. Qua leggo le osservazioni perché è davvero molto curioso, ritenuto generalmente soggetto sospetto e pericoloso, quindi avevano tutta la situazione sotto controllo. Si è però recuperato tutto questo, spolverato, restaurato, esposto, per raccontare una piccola parte di storia a chi non l'ha vissuta e che adesso però può sentirne un po' il sapore. Torniamo ad occuparci di Olimpiadi. Il dossier italiano Milano-Cortina piace, ma l'ombra di Stoccolma incombe su di noi. La candidatura olimpica di Milano e Cortina è forte, ma lo è anche quella di Stoccolma, che potrebbe risultare un avversario ben più ostico del previsto, anche per il fatto di non avere mai ospitato le gare a 5 cerchi.
Questa è la sensazione del CONI e dei presidenti delle regioni Veneto e Lombardia in vista del voto chiave del 24 giugno, in cui il Comitato Olimpico Internazionale assegnerà l'organizzazione dei giochi invernali del 2026. Ma che aria tira in Svezia? Gli equilibri di governo sono molto incerti, il sostegno istituzionale viene soprattutto da comuni e contee, oltre che, come comprensibile, dagli operatori economici. In un editoriale sul Dagens Samhälle, rivista che si occupa prevalentemente di politica ed economia, i presidenti di Visita, Svensk Handel e Svensk Tourism, i tre punti di riferimento per l'industria del turismo, definiscono la possibile assegnazione delle Olimpiadi alla Svezia un'occasione storica, anche perché, sottolineano, la Svezia ha l'opportunità di presentare aziende, innovazioni e intere città che sono all'avanguardia nella sostenibilità di fronte a miliardi di spettatori. Insomma, marketing per tutto il sistema produttivo. Un'opportunità che in parte si spinge anche oltre confine. La candidatura svedese, infatti, prevede anche il coinvolgimento, limitatamente alle gare di bob, slittino e skeleton, della città lituana di Sigulda, dove un circuito di livello per questi sport c'è già, in omaggio a una filosofia di risparmio in termini di investimenti e di limitazione di consumo di suolo e impatto ambientale. Intanto, una quarantina di chilometri a nord di Stoccolma, la cittadina di Sigtuna è pronta ad affrontare una grande sfida, ospitare un media center olimpico che sarebbe quindi molto vicino all'aeroporto di Arlanda, uno dei principali del paese. Sigtuna ha 7.000 abitanti, alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang in Corea del Sud c'erano 14.000 giornalisti. Siamo nel pieno del momento di carnevale e uno dei dolci che piacciono di più e che vengono maggiormente comprati e degustati sono le frittelle. Per gli intolleranti al lattosio arriva una novità proprio da Padova. Chiederei di assaggiare prima quella con lo zucchero. Ha una crema delicata, perfetta. Ti chiedo adesso di assaggiare quella senza zucchero. D'accordo. Trovi differenze tra le due frittelle? Se sì, di gusto, di aspetto? Beh, di aspetto questa è un po' più grandina, ha molta più crema all'interno. Come gusto? Come gusto sono favolose entrambe. Forse questa la preferisco un po' di più. Sai che senza lattosio? Ah. Una cosa in più. Ok, ottimo. Grazie per esserti prestata al nostro test. Grazie. Buona colazione. Possono sorridere gli intolleranti al lattosio, o meglio, come dice Enrico Mazzari. Cosa ti hanno detto intanto quelli che hanno il problema? Che è una cosa spettacolare, che finalmente possono sedersi a tavola anche loro e gustare una frittella, che prima erano sempre quelli emarginati. L'idea è nata per accontentare un giovanissimo cliente appassionato di frittelle alle prese con i disturbi tipici di chi è intollerante al lattosio. L'idea è stata poi sviluppata nei laboratori della pasticceria di Mortise, quindi realizzata ed esposta assieme ai gusti più o meno canonici ma comunque caratteristici in questo periodo dell'anno. Frittelle lactose free, ufficialmente, questo è il nome in inglese. La pasticceria Mazzari prepara quotidianamente quasi 2.000 frittelle al giorno, un numero che diventa 5 volte più grande nel fine settimana, e una porzione sempre maggiore vuole essere destinata a quelle senza lattosio. Un successo, dicono qui, crescente, ma non soltanto per gli intolleranti, che, spiega una ricerca recente, sono addirittura il 40% degli italiani, anche se 3 su 4 hanno sintomi talmente labili da far sì che nemmeno sappiano di esserlo. Piacciono, e ce lo ha dimostrato Linda, assaggiatrice per l'occasione, anche a chi intollerante non è e aspetta questo periodo dell'anno per fare incetta di frittelle. E anche per oggi è davvero tutto. Come sempre, grazie per l'attenzione. Un piacevole proseguimento con i nostri programmi.